i valori fondativi del nostro vivere civile che muovono la coscienza dell'uomo contemporaneo, rendendoci cittadini consapevoli, sono stati al centro della festa dell'Europa, che si è celebrata oggi in occasione dell'anniversario di ciò che viene considerato l'atto di nascita dell'Unione, la celebre Dichiarazione Schuman. Una giornata preziosa che anche la città di Sondrio ha voluto commemorare con una cerimonia sobria e profonda, alla presenza delle principali autorità civili e militari, a partire dal prefetto Giuseppe Mario Scalia. L'uomo ed ogni Stato europeo dovrebbero porsi nell'ascolto reciproco, nel dialogo costruttivo ed essere inclini a predisporre progetti unificati e di fusione. Le elezioni in Francia hanno dato alcune indicazioni, in Italia una buona parte e anche il Consiglio Comunale di Sondrio una buona parte, una larghissima maggioranza ha inteso ancora riaffermare quanto sia importante che l'Europa continui un percorso che abbia le caratteristiche che sono la base del suo stesso fondamento. L'Europa non può essere inteso, come non l'hanno mai inteso, un luogo dove si costruisce un muro più largo, ma in realtà un luogo dove, non essendoci muri tra le varie nazioni, non esiste nemmeno un muro che delimiti fisicamente l'Europa. È chiaro che un processo politico che è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale si scontra poi con quello che è un'evoluzione socio-economica di una comunità. Io credo che ci voglia adesso un salto di scala su questo. Quando si parla di Stati Uniti d'Europa, a mio avviso diventa una necessità. Ben venga il concetto di Europa unita, di fratellanza tra i popoli e di collaborazione sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i punti di profilo. Viva l'Europa! I discorsi ufficiali hanno poi lasciato spazio al momento più sentito della mattinata. Le note dell'inno alla gioia di Beethoven e dell'inno di Mameli hanno accompagnato la cerimonia dell'alza bandiera europea. A Fiorenza Vedovelli, figlia di Ezio, colui che negli anni 50 portò il movimento federalista europeo in Valtellina, è andato poi l'onore di scoprire la targa commemorativa sul pennone posto davanti a Palazzo Martinengo. La giornata di celebrazione è poi proseguita fino al primo pomeriggio con l'inaugurazione ufficiale della sede del movimento in Galleria Campello.